Già prima della pandemia, e oggi ancora di più, passiamo le nostre giornate davanti a dei monitor. In un flusso continuo, costante, oserei dire anche debordante, di informazioni tra noi e gli altri. Però noi dobbiamo immaginare che la nostra mente sia un po' come una spugna e le informazioni l'acqua. Quando noi imbeviamo una spugna d'acqua, per un po' la spugna trattiene. Ma poi se sono troppe, se c'è troppa acqua, le rigetta. Capita la stessa cosa alla mente di chi ci ascolta, così come di chi ci legge. Se li infarciamo di troppe informazioni, a un certo punto le rigetteranno. E poi c'è un altro aspetto sul quale non mi dilungo, ma che meriterebbe estrema attenzione. Purtroppo il digitale compromette anche la nostra, diciamo così, fluidità cognitiva, cioè la facilità con la quale capiamo le cose, per dirle in maniera estremamente semplice. Pertanto oggi siamo veramente in una situazione di difficoltà, tante informazioni da digerire e anche in un quadro cognitivo un po' compromesso. Allora, parlando proprio di scrittura, che cosa possiamo fare? Beh, dobbiamo cercare di scrivere mail, per esempio, in cui il contenuto sia il più possibile ridotto all'essenziale e concentrare le nostre idee in messaggi semplici che possano catturare l'attenzione del lettore, non generare fraintendimenti e muovere all'azione, cioè generare quei cambiamenti che ci aspettiamo che i nostri messaggi generino. Che cos'è Writing Dynamics? Writing Dynamics è un training che abbiamo in Bridge Partners che ha due versioni, da una giornata e da due, dedicata ai professionisti della scrittura, quindi chi si occupa per esempio di comunicazione interna o esterna nelle aziende. Ed è un training che dà degli strumenti, secondo me, molto efficaci per far che cosa? Beh, per metterci in condizione di farci leggere, farci capire e farci seguire. In una parola, io dico regala semplicità.